benvenuti a questo nostro nuovo incontro con la letteratura americana. Oggi avremo il piacere di avere nuovamente come nostra ospite una docente alla quale ci eravamo già rivolti lo scorso anno a proposito di un grande scrittore americano, ovvero Philip Roth. Questa volta ci rivolgiamo nuovamente a lei perché è una grande esperta di letteratura ebraico-americana, per fare un passo indietro e chiederle di Saul Bellow e dell'epoca d'oro appunto della letteratura ebraico-americana. Sto parlando della professoressa Elena Mortara, che vedo già qui in collegamento e quindi le darei subito il benvenuto. Buongiorno professoressa. Buongiorno Sara. Buongiorno, grazie. Grazie di aver accettato di nuovo il nostro invito. Saluti a tutti quelli che ci ascoltano e ci ascolteranno. Grazie. Dunque, la professoressa Elena Mortara ha insegnato letteratura anglo-americana all'Università di Roma, Tor Vergata. È stata Fulbright Visiting Scholar presso la Columbia University di New York e la Brandeis University di Massachusetts. Ha avuto modo di incontrare gli scrittori Saul Bellow, Isaac Singer, Bernard Malamud e Philip Roth. Ha curato il primo volume dei Meridiani Mondadori dedicato a Roth con un saggio introduttivo dal titolo Philip Roth o del vivere in conflitto, del quale appunto abbiamo parlato in precedenza. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo il libro Letteratura ebraico-americana dalle origini alla Shoah, i primi saggi su Harry Roth e Isaac Singer in studi americani e poi ancora su Singer l'introduzione all'edizione dei Nobili Utet, i saggi in Prospero e Letterature d'America, le monografie su Bernard Malamud e Saul Bellow nei contemporanei curati da Zolla e saggi su altri scrittori ebrei americani, sia classici che contemporanei. Tra i suoi studi su tematiche transnazionali e di incontro tra le culture, in particolare va ricordato il libro Writing for Justice, grazie al quale vince il premio europeo American Studies Network Book Prize nel 2016. Dunque, professoressa, io partirei subito da una domanda che mi sta particolarmente a cuore, avendo avuto modo, diciamo così, di leggere in anteprima un saggio che sarà di prossima uscita per Letterature d'America, curato appunto da lei, dal titolo I Nobel a Saul Bellow e Isaac Bashevis Singer, l'epoca d'oro della letteratura ebraico-americana. Questo saggio è dedicato proprio ad un momento molto particolare per la storia della letteratura, diciamo, nordamericana, perché nel 1976 e poi subito due anni dopo, nel 1978, a soli appunto due anni di distanza, questo prestigioso riconoscimento internazionale viene assegnato a due scrittori di nazionalità statunitense, ma entrambi esponenti del filone ebraico della cultura americana, ovvero appunto Bellow e Singer. Perché proprio loro, professoressa, e che cosa ha significato questa duplice assegnazione? Innanzitutto vorrei far notare una, diciamo, amabile coincidenza che riguarda l'anno in cui è avvenuta l'assegnazione del primo dei due premi Nobel, il 1976. È l'anno del bicentenario della Dichiarazione di Indipendenza americana, l'atto fondativo della nuova nazione che diventa indipendente dalla ex madre patria britannica. E in questo anno così importante dal punto di vista simbolico, dopo 20 anni che gli Stati Uniti non avevano avuto nessun rappresentante più della letteratura del paese riconosciuto in ambito internazionale dai Nobel, c'era stato nel dopoguerra il premio nel 49 a William Faulkner, nel 54 a Hemingway, grandissimi romanzieri, ovviamente esponenti di grandi livello della letteratura americana, ma per 20 anni poi nessun altro scrittore degli Stati Uniti aveva ricevuto il premio. Nel 76 Saul Bellow, un figlio di immigrati, per la prima volta nella storia dell'assegnazione dei premi agli Stati Uniti d'America, un figlio di immigrati dal mondo dalla Russia, dall'Europa orientale, e lui stesso immigrato in realtà, perché Saul Bellow nasce nel 1915, dove? Nel Nuovo Mondo, non più a San Pietroburgo dei suoi genitori, che erano immigrati, ma erano immigrati in Canada,
nasce a Lachine, una cittadina alle porte di Montreal, e quindi dal Canada poi all'età di 9 anni, nel 24, la famiglia passa ad una migrazione molto così complicata verso gli Stati Uniti, verso Chicago. Quindi il figlio di immigrati, lui stesso immigrato negli Stati Uniti, che per la prima volta riceve un premio Nobel come rappresentante, diciamo, di questa nazione di adozione, gli Stati Uniti d'America. E 2 anni dopo, nel 1978, un immigrato dalla Polonia, sempre dalla Polonia ebraica, così come dalla Russia ebraica per Solbello, e cioè Isaac Bashevis Singer, immigrato in America nel 1935, e che, a differenza di Bello, che aveva poi adottato l'inglese come sua lingua anche nella scrittura, invece mantiene la lingua in cui aveva cominciato a scrivere, aveva cominciato già a scrivere, quindi era un'immigrazione molto più tarda, quella di Singer nel 1935, aveva già scritto un romanzo importante in Yiddish, mantiene la fedeltà a questa sua lingua di famiglia originaria e continuerà a scrivere in America, ma in Yiddish. Abbiamo quindi due scrittori immigrati in America che vengono ad rappresentare con i Nobel la letteratura degli Stati Uniti d'America. È un fenomeno molto interessante che in realtà, diciamo, potremmo definire anche di rivoluzionario nella storia dell'autoimmagine anche della stessa degli Stati Uniti d'America. Possiamo esaminare questo doppio evento da vari punti di vista. Innanzitutto all'interno della storia dell'America tutta, cosa sta avvenendo? Che il paese che a poco, mano a mano, si accorge di essere sempre più una nazione di immigrati non solo più dal vecchio mondo britannico puritano, i cosiddetti, quelli che verranno in quegli stessi anni definiti anche un po' in maniera negativa come WASP, White Anglo-Saxon Protestant, un mondo limitato che aveva avuto la supremazia quando era New England il centro di tutta della cultura anche di questa nuova nazione. Ma poco a poco sempre più l'attrazione dell'America nei confronti di gente perseguitata da vari paesi della vecchia Europa inizialmente porta masse di immigrati verso l'America, e l'idea dell'America come di un luogo di fusione di queste popolazioni viene sempre più affermandosi, e soprattutto poi dopo le migrazioni di metà 800 dalla Germania, di fine 800 dall'Italia e dall'Europa orientale, l'idea dell'America come di un melting pot si verrà sempre più affermando, resa popolare in questa metafora dell'America melting pot da una commedia di uno scrittore ebreo di origine sempre dall'Europa orientale, che era emigrato a Londra, ma che aveva scritto per il teatro americano questa commedia andata in scena nel 1908. Quindi siamo al momento in cui l'America è pochi anni prima, alcuni decenni prima, e la Statua della Libertà, che era stata donata in ricordo del primo centenario della dichiarazione di indipendenza americana e dell'alleanza con la Francia, come dono appunto dalla Francia, la Statua della Libertà viene celebrata da una importante poetessa del filone ebraico americano, Emma Lazarus, col famoso sonetto The New Colossus. E la Statua della Libertà viene interpretata come la Mother of Exiles, la madre degli esuli, che appunto accoglie le popolazioni che vengono da questi paesi dell'Europa che ormai dalle cui rive si staccano le popolazioni infelici, e che dice agli esuli: give me your tired, your poor, your huddled masses yearning to breathe free, che aspirano a respirare liberamente. Ecco, sì. Quindi la metafora l'America come luogo di accoglienza e la lampada della libertà che viene sollevata, la porta dorata, l'America come luogo dorato di accoglienza di questa. E questa è l'immagine quindi della melting pot che viene sempre più
vissuta dall'interno della cultura americana. Quello che succede nel secondo dopoguerra è che da un lato c'è la consapevolezza crescente di questa esistenza di un paese che è fusione di tante culture, di tante nazionalità, ma dall'altro anche la metafora del melting pot viene contestata, e c'è un libro importante di Nathan Glaser, un altro sociologo, che scrivono nel 1963 e si intitola Beyond the Melting Pot, oltre il melting pot. Quindi mette in dubbio l'elemento di fusione, nel senso che fusione, il melting pot può essere un momento in cui tutte le diversità si mescolano nell'unità americana, e siamo oltre, beyond the melting pot, emerge l'importanza degli elementi etnici come elementi che permangono a dare sapore, o suono a quella che un altro pensatore del filone sempre ebraico americano che ha elaborato riflessioni su questo tema, Horace Kallen, definiva l'orchestra dell'America. Ebbene, il fenomeno della visibilità del filone ebraico americano emerge appunto nel secondo dopoguerra, in equilibrio tra queste due immagini, quella del crogiolo in cui hanno piena cittadinanza le diversità, e dell'altra quella del beyond del tripod, cioè una permanenza di queste identità che danno un loro contributo senza fondersi del tutto. E questo è cosa parlando del secondo aspetto che possiamo esaminare appunto anche all'interno del filone, proprio specificamente del filone ebraico americano, cosa possiamo dire? Che si tratta di un filone che ha una lunga storia, cioè se uno lo esamina soltanto per questo che io ho definito il periodo d'oro della letteratura ebraico-americana, quello in cui avviene il breakthrough, la rottura degli argini, finalmente anche questa presenza si rende visibile nelle individualità dei singoli scrittori, ma anche come movimento quasi collettivo, si parla di un rinascimento ebraico-americano, così come storicamente nell'Ottocento si era visto alcuni anni prima il rinascimento, l'American Renaissance della metà dell'Ottocento, degli scrittori invece del New England. Ecco, qui abbiamo un nuovo rinascimento, così in termini di critica letteraria americana, di rinascimento di un gruppo caratterizzato da un'appartenenza religiosa, ma anche dalla provenienza da zone dell'Europa orientale, e quindi questa visibilità che ha inizio e che però è preceduta da una lunga storia. Cioè vorrei sottolineare che esiste una storia di permanenza di questa minoranza, che all'epoca si parlavano di minority groups negli anni del dopoguerra, di questa minoranza che ha una storia che inizia già dal 1654 addirittura, quando quindi in epoca coloniale i primi profughi ebrei brasiliani di origine sefardita dal mondo quindi della Spagna, del Portogallo, dal Brasile passano agli Stati Uniti, a quelli che ancora non sono, quelli che diventeranno gli Stati Uniti, a New York. E quindi dunque una lunga storia sulla quale, come lei sa, io appunto ho scritto più di 300 pagine di letteratura ebraico-americana dalle origini alla Shoah, quindi è una storia che ha dei tanti protagonisti e che diventa particolarmente importante poi alla fine dell'Ottocento con le ondate di migrazione dall'Europa orientale. Gli scrittori che emergono nel secondo dopoguerra, dopo la Shoah, dopo la Seconda Guerra Mondiale, la Shoah, sono loro stessi figli di immigrati o immigrati loro stessi, come del resto era Saul Bellow. E abbiamo questo fenomeno che è aperto dalla scrittura di Saul Bellow, che sarà il leader, riconosciuto, il punto di riferimento, colui che per primo riesce a attrarre l'attenzione pubblica della cultura americana con dei testi di rottura, e che sarà di riferimento per tanti gli altri. Negli anni 50, quando avviene la più clamorosa affermazione di questo gruppo di scrittori, non c'è solo Saul Bellow, ma dopo di lui, nello stesso decennio, pubblicheranno anche Malamud
e il giovane Ross, che Malamud nel 1957 scrive, pubblica il suo secondo romanzo, The Assistant, e poi subito dopo, nel 1958, una meravigliosa raccolta di racconti, The Magic Barrel, e nel 1959 esce Goodbye Columbus di Philip Roth, che in realtà appartiene alla generazione successiva, perché è del 33, quindi sono quasi 20 anni di differenza rispetto a Bello. Quindi Bello sarà anche per Roth veramente un punto di riferimento, un esempio, ma non sono gli unici, naturalmente, e si formerà quella sorta di trio, saranno i più in evidenza, cioè con la sua solita ironia, Bello definirà il trio facendo riferimento a una marca sartoriale dell'eleganza maschile, Hart, Schaffner e Marx della letteratura, perché questo era il nome di una marca molto nota di eleganza maschile. Loro erano i rappresentanti dell'eleganza della letteratura ebraica americana, prendendo in giro questo tipo di associazione, ma non erano, come dicevo, se vogliamo creare un altro trio femminile potrei citare Grace Paley, Tilly Olsen e Cinzia Ozick, e potrei andare avanti con tanti altri nomi. Quello degli anni 50 e 60, che poi viene sancito nel riconoscimento pubblico con il Nobel, con i due Nobel, il doppio Nobel del 76 e del 78, è il momento dell'epoca d'oro, che però non è terminata, è continuata. Ho sentito per esempio con molto interesse nel ciclo di incontri che avete promosso, nell'intervento di Donatella Izzo, per esempio, l'importanza che viene data ad altri due scrittori del filone ebraico-americano, che sono Will Eisner e Art Spiegelman, come promotori di quel genere innovativo che è la graphic novel. Questo avviene negli anni 70, a fine anni 70, inizio anni 80. E quindi diciamo, questo è un altro esempio di altre innovazioni introdotte dal filone ebraico, che poi è andato avanti con tanti altri scrittori, anche meno noti, non tradotti, come Mark Mirsky e Alan Lelchak, o con i giovani della generazione successiva che hanno cominciato a scrivere dopo il 2000. Ma il periodo d'oro è proprio quello della visibilità massima di questo nuovo fenomeno di filone letterario, è quello del dopoguerra, degli anni 50, 60, 70. E leader di tutto questo movimento, di questa affermazione, di questa visibilità, è stato indubbiamente Saul Bellow. Certo, e peraltro questo senso di storia, se posso, professoressa, è proprio molto molto presente in tutta la narrativa ebraico-americana, cioè si percepisce che c'è una storia che parte veramente da molto più lontano in qualsiasi libro di questi narratori che lei ha citato si legga. E in particolare... Sì, aggiungere a questo proposito il fatto, la specificità, tra l'altro, di questo gruppo di minoranza così, che ha avuto un ruolo così importante per il contributo che ha dato, appunto, come nel corso della storia, e anche per il contributo che ha dato indirettamente attraverso la sua cultura, cioè l'America non può essere concepita senza la Bibbia ebraica, che è stata fondamentale nella visione dell'America dei pellegrini, dei padri, dei primi pellegrini e dei padri fondatori. Quindi è stata una presenza che ha avuto un ruolo enorme, e questa, ovviamente, questa cultura ha dato forza a questi scrittori, una cultura religiosa a volte abbandonata, ma che rimaneva, diciamo, da cui bisognava magari liberarsi come i grandi scrittori romantici che nascevano da una cultura religiosa e hanno dato poi questo valore religioso all'arte, però c'era dentro di loro una cultura di spiritualità, e così anche il riferimento ai valori della cultura ebraica, insomma, sono stati un elemento importante, ovviamente immesso e che ha contribuito alla formazione di molti di questi scrittori. Sì, sì, soprattutto magari faremo un'altra puntata sui contemporanei e sul superamento di questi
certamente di questi temi. E sarebbe interessante. Molto spesso nei giovani, molto della cultura, che i primi immigrati hanno cercato da cui hanno cercato a volte di liberarsi, invece ritorna come infatti sarebbe interessante. Ma ora torniamo un attimo a Bello. Ecco, a proposito della scrittura di Bello, nel saggio sopracitato lei parla di una, cito testualmente, novità consapevolmente introdotta fin dall'inizio dalla scrittura di Bello rispetto alla tradizione letteraria a lui immediatamente precedente. Di cosa si tratta? Io mi riferisco in particolare a quel primo, a questo primo romanzo del 1944, Dangling Man, che è un'opera ancora di, è stata insomma definita anche di apprendistato, ma in realtà mostra un Bello già consapevole degli elementi di rivoluzionari che voleva portare all'interno della tradizione americana. È un diario, il romanzo in forma di diario, il diario di un uomo di cui sappiamo solo il nome, Joseph, che si rinchiude nella sua stanza a riflettere nell'attesa di una chiamata alle armi, siamo nel periodo della guerra. L'attesa si prolunga perché questo uomo in realtà è, come era Bello, un Canadian di nascita, non ha ancora la cittadinanza americana, quindi è lunga l'attesa prima di riuscire a poter essere irreggimentato nell'esercito. Quello che è rivoluzionario, quello che è importante secondo me in questo primo romanzo è questa prima pagina del diario in cui il protagonista, che parla in prima persona, Bello ha sempre amato molto la scrittura in prima persona, giustifica il suo diario, giustifica il fatto di voler scrivere un diario e lo fa con una vena estremamente polemica nei confronti della cultura del suo tempo, che dice è una cultura di duri che vogliono nascondere le loro emozioni. Che dice questa è un'eredità americana che viene dal mondo, dal gentleman inglese, cioè c'è questo elemento di opposizione nei confronti di una cultura che viene definita come prevalente e in cui gli uomini hanno paura di rivelare le loro emozioni, i loro sentimenti, le inner transactions, le transazioni interiori. E invece con un linguaggio che ha già quella forza del linguaggio colloquiale, che è uno degli elementi di forza della scrittura di Bello, dice al diavolo con tutto ciò, con tutto questa repressione, questa inibizione, parla proprio di fattori inibitori. C'è questa, e quindi io voglio parlare dei miei problemi, voglio parlare delle mie emozioni, voglio parlare delle mie difficoltà. E parlerò con tutte le bocche che ha Shiva, c'è tra l'altro questo attingere a tutte le culture che è di Bello, che tra l'altro è uno scrittore che viene da una famiglia povera, che ha avuto difficoltà economiche di cui lui parla spesso ha parlato nelle sue interviste, e che però ha avuto accesso all'università e non ha studiato però letteratura, pur amando enormemente la letteratura, ha studiato antropologia e sociologia e ha insegnato poi nel Committee on Social Thought dell'Università di Chicago. Quindi ha questa estrema curiosità per le varie culture del mondo e interesse per i problemi sociali e anche politici, soprattutto ai giovani, era un trotskista, è andato addirittura a cercare Trotsky e è arrivato quando era stato appena assassinato. Quindi In questa pagina c'è un programma che nel suo tempo etico, quello di sapere di essere sinceri nel rivelare le proprie emozioni, ma anche un programma poetico, quello di essere di non nascondere, di non, e qui c'è un poi in questa prima pagina c'è un diretto, diciamo, attacco alla cultura dominante anche letteraria, perché c'era all'epoca l'esempio della prosa meravigliosa di Hemingway, che però insegnava appunto la repressione dell'esternazione di certi dei sentimenti con la famosa
teoria dell'iceberg theory, la teoria dell'iceberg, per cui nella scrittura deve emergere soltanto la punta dell'iceberg. Invece Bello vuole che emerga tutto quello che c'è da dire, che si parli apertamente dei problemi, non li si nasconda. E che si parli, e poi c'è questa meravigliosa fusione di non solo di emozioni ma anche di intelletto, cioè c'è una cultura enorme che viene travasata, insieme a però questa colloquialità di linguaggio della strada. E in questo primo romanzo di formazione, diciamo, abbiamo già quindi la figura di un uomo che in questo caso è dangling, è in bilico, che è infelice, che rivela tutti i suoi problemi e che è alla ricerca però in una continua quest di quelli che sono i significati essenziali, fondamentali della vita, direi che sono diciamo le drammi della vita descritti concretamente, e questa ricerca spirituale sono due polarità che già troviamo in questo primo romanzo e che ritroveremo poi in quelli successivi. Successivamente, dopo questo romanzo del 44, c'è nel 47, sull'immediato dopoguerra, The Victim, la vittima, ambientato non più a Chicago ma a New York, e raccontato in terza persona, dedicato a un critico italiano, Paolo Milano, che la storia di questa amicizia sarebbe, insomma, sarebbe da raccontare. E quindi poi all'inizio degli anni 50, nel 53, abbiamo poi il grande romanzo di rottura. Ecco, qui comincia la storia dell'epoca d'oro della letteratura ebraico americana, la visibilità, perché con Ogie March, The Adventures of Ogie March, abbiamo veramente l'esplosione della visibilità di Saul Bellow, che riceve il primo National Book Award, ne avrà tre nel corso della sua carriera, poi avrà un Pulitzer prima ancora di ricevere poi il Nobel. E questo romanzo perché è rivoluzionario? Perché viene vissuto poi come rivoluzionario da scrittori più giovani come Philip Roth? Perché si apre con queste parole: I am an American, Chicago born, Chicago, that somber city, and do things as I've taught myself, freestyle. Il figlio di immigrati, perché il protagonista che parla in prima persona, Ogie March, è un figlio di immigrati, che di povero, che viene da famiglia povera, che dice, proclama, sono americano. Non ha bisogno, come dirà, può far notare Roth nelle sue varie esaltazioni di questo romanzo, non ha bisogno di nessuna forma di, diciamo, di anche di hyphenation, non ha bisogno di dire Jewish American, no, I am an American, anche un immigrato, un figlio di immigrati è americano. L'ebraicità del personaggio già dal primo capitolo emerge, ma così, tra i tanti aspetti, emerge la difficoltà di questa condizione, perché lui racconta, il protagonista, che la storia parte dall'inizio degli anni 20 fino al dopoguerra addirittura, e va procedendo attraverso tantissimi episodi, racconta tutta una serie di vicende, di esperienze fatte da questo protagonista, ma dicevo, fin dal primo capitolo emerge la difficoltà di questa condizione, di questo ragazzino che nel quartiere viene bullizzato dai figli di altri immigrati cattolici, che lo chiamano Christ killer, Jew bastard, quindi tutto questo è presente, ma questo non diminuisce la fiducia nell'America che questo romanzo comunica. E abbiamo qui quella che Roth ha chiamato, il suo Colombo, Christopher Colombo verso l'America, cioè che gli ha aperto la strada a saper raccontare la propria esperienza come esperienza ebraica, vissuta in un quartiere ebraico, come nel caso di Roth, ma americana, un'esperienza americana, quindi con la forza di questa convinzione. Anche in questo romanzo abbiamo poi questo tipico mescolanza da un lato la mescolanza della vita e dall'altra la ricerca di significati superiori, che è tipica della scrittura di Bello. E poi proseguendo negli anni 50 scriverà altri romanzi, finché nel 64, importanti anche i romanzi precedenti, Seize the Day, Anderson the Rain King, ma nel 64
Abbiamo poi il grande romanzo Herzog, che veramente, diciamo, sancisce la centralità, direi, della figura di Bello nella letteratura americana del Novecento, del secondo Novecento in particolare, con questa capacità di raccontare la mente del personaggio, le sue sofferenze e la sua ricerca, come sempre, di un equilibrio della vita. Finché di romanzo in romanzo arriveremo appunto al Nobel nel 76. Certo, non è possibile raccontare di tutti i romanzi, naturalmente, di Bello, ma è come una spirale, diciamo, seguendo la scrittura di Bello, c'è come un procedere a spirale da un romanzo all'altro, una ricerca che va avanti in maniera coerente sempre, molto coerente. Certo, però ci ha dato già qualche ottimo punto di riferimento. Professoressa, sappiamo che lei ha avuto la fortuna di incontrare diverse volte lo scrittore di cui stiamo parlando. In particolare, il primo dei suoi incontri con Bello è avvenuto a Chicago nel 1979, mentre stava preparando proprio il saggio monografico su Bello per il volume dei contemporanei curato da Elie Mirisolla. Ce lo può raccontare? Bene, dunque è stato veramente un incontro molto bello, molto importante, meraviglioso. Mi trovavo alla Brandeis in quel momento con una Fulbright e prima di passare da Bello sono andata a trovare degli amici a New Haven, amici che insegnavano alla Yale University, e ho avuto un incontro privato in quell'occasione anche molto importante, molto bello, con Harold Bloom, e poi in aereo sono volata a Chicago, dove avevo un appuntamento con Bello, propiziato sia dal fatto che stavo scrivendo su di lui, ma soprattutto dall'amicizia, da due comuni amicizie importanti, con importanti persone importanti per Bello in quel periodo e non solo. E innanzitutto l'amicizia con Paolo Milano, il critico, che è stato un grande amico di Bello, a cui lui ha dedicato il secondo dei suoi romanzi, The Victim, e l'amicizia con Letizia Ciorti-Miller, la traduttrice di Bello in quegli anni, colei che ha tradotto Herzog, che aveva tradotto Herzog e Mr. Sameless Planet, grande traduttrice anche di Roth, con il Portman's Complaint, tradotto sempre da lei. Quindi lui mi è venuto a prendere in albergo. Era l'ora di pranzo, io venivo appunto da New Haven, e mi ha portato al ristorante, abbiamo chiacchierato per ore, e mi ha portato al suo studio, alla Chicago University, ed è stato veramente, io sono rimasta affascinata dalla sua intelligenza, dalla sua attenzione all'ascolto di dell'altro e dall'intelligenza delle sue osservazioni. Veramente è stato forse l'incontro più bello, che mi ha colpito di più tra tutti gli incontri che ho avuto in quel periodo. Si è parlato di tutto. Io, tra l'altro, una delle cose che ricordo, gli ho fatto notare delle assonanze tra l'incipit di Herzog e l'incipit del racconto di Singh che lui ha tradotto, Gimp the Fool, Gimp, che sono parole, e questo è il titolo inventato da Bello, che nel 1953, nello stesso anno in cui ha pubblicato The Adventures of Oggy March, ha tradotto anche e ha propiziato la fortuna di Singh, ha tradotto lui questo racconto per la Partisan Review, che poi è stato pubblicato l'anno successivo in una importantissima raccolta, Treasury of Yiddish Stories, ed è quindi la voce di Bello che in inglese che ha reso noto, ha cominciato a rendere famoso Singer in inglese. I'm Gimp the Fool, sono Gimp lo sciocco, ma non credo di essere stupido, ma la gente pensa che lo sia. E così, if I'm out of my mind, se sono pazzo, it's all right with me, ma la gente pensa che io sia cracked, così dice
anche la voce di Herzog all'inizio. Tra l'altro, a proposito di questo inizio, vorrei, questa è una parentesi che riguarda le traduzioni. Io, come ho detto, sono stata grande amica di Letizia Ciotti Miller e la ritengo una grandissima traduttrice. Ecco, le traduzioni sempre possono evolvere. Quell'inizio potrebbe essere tradotto se sono fuori di testa, se sono fuori di testa, perché la cultura contemporanea ci ha insegnato attraverso la musica che si può essere fuori di testa. Comunque, insomma, abbiamo avuto questo incontro di ore. Che un giorno potrò, spero, raccontare nei dettagli, non ho mai ancora raccontato per iscritto. Infatti glielo stavo per chiedere, ma non c'è niente di scritto, no? Non ho mai raccontato, a differenza del mio incontro con Ross. Invece vorrei dire qualcosa dell'un incontro successivo. Sì. Che è stato, diciamo, nella mia memoria risultava importante, perché non è stato un tête-à-tête, era in contesto di una situazione di un convegno in suo onore, in onore di Bello, che si è svolto in Israele, all'Università di Haifa, e io sono stata invitata da un amico comune, sempre Alan Lelchak, per me un grandissimo amico, e molto caro, che mi ha invitato appunto a partecipare. Lui era quell'anno era writer in residence all'Università di Haifa, e quindi mi ha avvertito che c'era questo convegno su Bello presso l'Università di Haifa, promosso dalla Soul Bello Society, e sono andata, ospite appunto di Alan Lelchak, che partecipava al convegno parlando di una raccolta recente di racconti di Bello. Vorrei farvi vedere una fotografia magari dell'evento, grazie, che mi ha mandato gentilmente a suo tempo Roberto Birindelli, un collega anche lui di letteratura americana, e qui possiamo vedere Aleph Beth Yehoshua, e qui Saul Bello, e Amos Oz, no, questo no, è Peres, il ministro israeliano, e qui abbiamo Saul Bello che parla, perché appunto è intervenuto parlando a questo convegno. Io ho delle fotografie in cui sono con Bello e Aleph Beth Yehoshua, che conoscevo già all'epoca, e che era amico mio fratello e che avevo già incontrato, e che poi ho avuto modo di invitare all'Università di Roma Tor Vergata, quando abbiamo inaugurato il centro studi sull'ebraismo di Tor Vergata. Ho invitato appunto Aleph Beth Yehoshua. In questa occasione, dunque, ho rincontrato Bello, e devo dire che mi sono accorta che è stato un incontro anche quello molto importante. Me ne sono accorta riprendendo dei miei appunti scritti allora, in cui riporto molto precisamente i vari momenti di questo incontro, e ho tutti gli appunti di tutto il convegno. È stato un incontro che si è svolto dal 27 al 29 di aprile del 1987. Saul Bello aveva appena pubblicato More Die of Heartbreak, nel 1987. Io avevo una missione di saluti da parte dei nostri comuni amici Letizia Ciotti Miller, e in particolare di Paolo Milano, che stava vivendo una fase molto dolorosa della sua vita per la malattia del Parkinson, e che era addolorato per aver potuto incontrare Bello soltanto 2 anni prima. E non so, per qualche motivo si sentiva in colpa per non aver, e quindi mi aveva pregato di ricreare la loro amicizia, come se si fosse incrinato qualcosa. Ho trovato in quell'occasione un Bello estremamente affettuoso, sensibile, emotivo, emozionato nel sentire delle condizioni dell'amico Paolo Milano. E addirittura stava per voler cambiare il suo percorso di viaggio, e doveva andare in un giro di grandi tappe. La prossima doveva essere Zurigo e poi continuare, e stava pensando addirittura di modificare il percorso. Poi mi ha detto il giorno dopo che non se la sentiva, era troppo stanco. Era un momento, tra l'altro, molto, un po' difficile della vita di Bello, e mi ha detto con le lacrime agli occhi che erano morti dei fratelli, gli occhi erano rossi, ne parlava,
e mi ha detto di tutto il suo grande affetto per Paolo Milano e mi ha dato una copia del libro che ancora non era uscito e mi ha fatto leggere la dedica, che aveva scritto per Paolo Milano. E io non leggerò tutta la dedica, ma in cui scrive che erano avvenuti dei cambiamenti nella sua vita, di cui uno era per il meglio. Immagino che si riferisse alla compagna, alla nuova compagna. L'anno precedente aveva divorziato da Alexandra, la famosa quarta moglie, abbiamo la quinta moglie, Janice, la giovane che è stata poi fino all'ultimo con sua compagna di vita e sposata, come sempre, lui è sempre sposato, sono le più importanti, le donne più importanti della sua vita. E da cui poi ha avuto a 85 anni una figlia, una creatività artistica e non solo. E dunque in questa lettera in cui dice che sono avvenuti molti cambiamenti di cui lui spera di poter parlare a lui a voce, poi termina con un commento, un commento che riguarda quest'ultimo romanzo, in cui dice: "This is Nietzschean heartbreak." Il romanzo si intitola "More Die of Heartbreak", più ne muoio più di crepacuore. Il cuore è sempre un elemento essenziale nella narrativa di Bello. Il sapersi rimmergere nel cuore, nelle emozioni, per trovare le sorgenti della propria vita. Qui è interessante che dice "This is Nietzschean heartbreak." C'è sempre questa combinazione che abbiamo in Bello tra elementi appunto di spontaneità affettiva, di immersione nel proprio io più profondo, ma anche la cultura. "Nietzschean heartbreak" e "Prelude to joyful wisdom", un preludio, questo heartbreak, questo dolore che si ha nella sofferenza nella vita, queste emozioni, è un preludio alla saggezza gioiosa, alla gioiosa saggezza. E questo mi sembra quasi una sintesi di Bello, passata all'amico come interpretazione del proprio libro. E da un lato il dolore, la sofferenza, il crepacuore della vita umana, e dall'altro però l'aspirazione attraverso tutto questo come preludio alla saggezza, a una saggezza gioiosa, che è quella a cui tende sempre la scrittura di Bello, che è un uomo che è cresciuto, e qui torniamo a quell'elemento di cultura ebraica che c'era nella famiglia di Bello in particolare. Aveva una madre molto religiosa, a 4 anni è stato messo in un heder, in una scuola per bambini, a imparare l'ebraico, a leggere i racconti della Bibbia. Era immerso in questi racconti, era la sua fantasia di bambino. E il ricordo dell'infanzia è fortissimo in Bello. E però poi crescendo viene meno, diciamo, l'attaccamento agli elementi più, diciamo, di osservanza o di adesione al rituale di una cultura ebraica, ma rimane la sostanza di un'aspirazione a qualcosa di spirituale, a questa saggezza gioiosa, in cui che ritroviamo in tanti romanzi, in cui c'è questa ricerca di quelle che nel primo romanzo vengono chiamati i crateri dello spirito, e in Augie March vengono cambiate le axial lines, le linee assiali della vita, in cui a un certo punto si trova il punto unitario, la ricerca di un'unità che riguardi tutti, attraverso l'individuo, l'immersione dell'individuo, dell'io isolato, del proprio io profondo, trova quello che c'è comune con tutta l'umanità, con tutti gli esseri umani, viventi e morti, come viene detto in varie occasioni. Quindi trovo che in questa dedica all'amico abbiamo una sintesi importante di quello che è stato Bello che rimane come grande scrittore del Novecento letterario americano. Benissimo, professoressa, noi la ringraziamo veramente molto perché ci ha detto tanto di più di quello che era possibile dire in una sola intervista di un autore così, quindi anche attraverso, insomma, le parole del vostro incontro, dei vostri incontri, quindi grazie di nuovo. Dunque, prima di salutarla, io le devo fare l'ultima doverosa domanda. Questa volta prometto che non sarà sul romanzo, diciamo così, che consiglia, che si sente di consigliare, perché gliel'abbiamo già chiesto in precedenza, insomma, nella scorsa intervista. Però, ecco, avendo parlato di così tanti libri e di un autore così prolifico, io le chiederei, professoressa, se
può consigliarci un consigliare anche a chi ci ascolta un romanzo per cominciare a conoscere meglio Bello. Da dove si può cominciare? Dunque, se ricorda, io avevo già citato un romanzo di Bello quando nella precedente intervista su Roswell mi fu chiesto e citai Herzog, che rimane naturalmente testo di straordinaria importanza, ma forse troppo complesso per un primo approccio a Bello. Sì. È un testo appunto che ci mostra la complessità di una mente, di un intellettuale, insomma è veramente... Forse come inizio può essere impegnativo. Scegliendo tra io, la premessa è che io ritengo affascinante seguire tutto il percorso della scrittura di Bello, che è una scrittura a spirale, di crescendo continuo, di continua connessione da un romanzo all'altro. Ma insomma, dovendo selezionare e suggerire un approccio, un primo approccio, tra i testi brevi di Bello, perché lui ha delle opere di grande estensione di centinaia di pagine, o testi più brevi. Se uno è interessato al tema della memoria, per esempio, potrei suggerire The Bella Rosa Connection, un romanzo degli anni 80, in cui questo tema è fondamentale. Ma forse come primo approccio mi soffermerei su un romanzo che ho appena citato velocemente, e che è un piccolo gioiello degli anni 50, Seize the Day. 3 anni dopo il romanzo esplosivo degli Adventures of Oggy March, di centinaia di pagine, nel 56 Bello pubblica questo romanzo breve, questa novella, che pubblica inizialmente insieme ad altri racconti, che è un testo di una straordinaria perfezione, che descrive una giornata, una sola giornata, di un uomo infelice che, a differenza di quello del protagonista del primo romanzo, ama soffocare le emozioni, i sentimenti, non osa rivelarli all'aperto. E c'è questa compressione di dolore, di sofferenze, di infelicità che viene raccontata nel corso di una sola giornata di un uomo di mezz'età. Questo è un racconto in terza persona, non in prima persona, e che poi si scioglie, come spesso avviene in Bello, in un momento di abbandono ai sentimenti, di emozioni represse che invece trovano espressione, in un momento in cui viene come sospinto di fronte ad un rito funebre di una persona che non conosce in una cappella, e viene travolto dall'emozione di fronte a questo morto, accompagnato da una musica che scioglie i nodi del dolore, della sofferenza in lui. E si sente, e tutto quel pianto che lui aveva represso si scioglie di fronte a questa immagine di questa musica, questa immagine di uno sconosciuto morto, e si scioglie il pianto che aveva in sé, quel senso di acqua in cui sembrava stesse per affogare, e il nodo di dolore, il nodo del cuore, dei suoi sentimenti, si scioglie a consumazione dei suoi estremi bisogni, di questi bisogni del cuore, che sono appunto la sostanza della ricerca di Bello. Ecco, questo romanzo breve potrebbe essere un bel primo approccio per conoscere. Bene, noi quindi la ringraziamo per questi ulteriori spunti di lettura, di cui prenderemo sicuramente nota, perché per noi sono tutti preziosi suggerimenti. E diamo appuntamento a chi ci ascolta al prossimo incontro con la letteratura americana. Arrivederci. Bene. Arrivederci.